Siamo qui a Mareneo col sindaco Ribaudo, una bella manifestazione, una rievocazione che però ci porta ai tempi d'oggi. Gesù arriva, arrivano i re magi, includiamo tutti nell'amore del Vangelo. Certamente anche qui c'è un messaggio di inclusione in questo presepe, in questa scena in particolare, ma il presepe anche quest'anno ha un profilo culturale alto, perché abbiamo scelto di, oltre agli antichi misteri, oltre la civiltà contadina che rappresenta la storia di sempre, abbiamo scelto di fare un presepe rinascimentale. Questa piazza è una piazza rinascimentale, anche la capanna di carattere rinascimentale, con tutto quello che succede in questa piazza. Abbiamo cercato di dare un livello culturale un po' diverso dall'anno precedente, che era, avevamo pensato, un modello medievale. In ogni caso stiamo avendo una grande soddisfazione di tanti turisti che sono venuti, tanti visitatori, e devo ringraziare tutti gli operatori, i direttori d'orchestra, i direttori di regia, Nino qua ce n'è uno accanto a me che quest'anno insomma ha dato questa marcia in più. Devo ringraziare tutti gli operatori, guardate che tutto quello che vediamo è tutto volontariato. Certamente ci sono delle spese di base, sono tante, ma gli operatori non sono pagati, è tutto volontariato, è tutto il paese coinvolto in questa grande manifestazione volta all'accoglienza. All'accoglienza che insomma per il presepe è uno dei valori fondanti del presepe pensato da San Francesco. Quindi dobbiamo ringraziare tutti e dobbiamo pensare che si potrà fare meglio, ma quest'anno abbiamo avuto una bella soddisfazione di tanti visitatori. Mareneo ha una forte vocazione turistica da sempre, questi eventi diciamo che riconciliano col turismo sacro, riconciliano col turismo di qualità, e questo è anche un vantaggio, ripeto, non solo dell'amministrazione ma anche della gente comune. Sì, stiamo provando veramente a rilanciare sul fronte turistico, questo castello diventa centrale, il presepe è stato voluto qui perché noi sul castello stiamo puntando. Da gennaio la regione ce l'ha affidato totalmente a noi, quindi su questo castello adesso sarà momento di attrazione, abbiamo due musei, abbiamo un museo antropologico, un museo archeologico, ma faremo tante iniziative, facciamo parte della rete dei castelli di Sicilia, è una rete con i migliori castelli di Sicilia, e adesso saremo un tour che sarà venduto in tutto il mondo, quindi avremo la possibilità di avere tanti turisti che possono venire da tutte le parti del mondo. Buona Epifania. Grazie, grazie a te.